Cari amici, buongiorno, sono le 11:10 quasi. Bene, parliamo in questo che credo sarà l'ultimo video di oggi perché poi mi rasse, cioè non mi rasserei, nel senso mi dedico un po' all'ascolto della radio sul web e via. Allora, veniamo quindi alla card attuale e provvisoria del pay-per-view di fine settembre, 27 settembre, dalla WWE, ovviamente sempre al Thunderdome. Abbiamo delle novità, vabbè, a parte ovviamente il match cugino contro cugino per il titolo universale, tra Roman Reigns con Paul Heyman assistito contro Jey Uso e Bayley contro Nikki Cross per il titolo femminile di SmackDown, Drew McIntyre contro Randy Orton sarà un 1 contro 1, ma non normale, sarà un ambulance match, quindi un match dove vince chi scaraventa, chi mette appunto nell'autoambulanza il suo avversario, quindi sarà molto interessante secondo me a questo punto il pronostico in vicinanza poi la settimana prossima sarà difficile da fare, prevedo un 50-50, però poi dirò chi vincerà secondo me. E poi Nia Jax e Shayna Baszler che difenderanno per la prima volta le cinture femminili contro la Riot Squad, Ruby Riot e Liv Morgan, che ricordiamo la Riot Squad si è riformata da quanto, un mesetto, credo, quindi senza scordare che poi è passata Mandy Rosa a Raw, non so ora se è comparsa nella puntata della scorsa notte. Quello che vi posso dire per quanto riguarda Raw, vabbè, la Retribution ha fatto caos come al solito proprio nella parte finale della puntata, nel match che vedeva contrapposti Keith Lee e Drew McIntyre. Mentre Dominic Mysterio ha provato a battere Seth Rollins in uno steel cage, ma non ci è riuscito. Comunque, quindi ho detto per oggi penso è davvero tutto, anche perché insomma penso per oggi così può bastare 3 video. Nel frattempo ho finito di vedere e ascoltare allo stesso tempo la prima puntata di Tutto a Caso del Bardo Michele Bosa, dove vi invito ad andare sul suo canale. Mi raccomando, recuperate i video se non potete seguirlo in diretta, come io per esempio non poche volte riesco a stare al suo passo alle dirette. Ringrazio Michele perché anche ciò che fa su Twitch poi lo carica su YouTube, lo ringrazio in maniera infinitesimale. E niente, quindi, e vi ricordo inoltre questa sera la puntata di SmackDown alle 23:15 su D-Max. Beh, a me dispiace un po' per questa fascia oraria perché purtroppo diciamo che sperando in un miglioramento di orario nel palinsesto, magari in inverno intorno alle ore 21, potrei farci un pensierino. Poi vabbè, insomma, tra impegni vedremo. Però sapete, Michele Busso e Luca Franchini, commenti di Raw, SmackDown e NXT li trovate su D-Max, free in chiaro sul digitale terrestre, Raw lunedì, SmackDown al martedì, NXT al sabato, con al sabato anche la replica di Raw, la domenica la replica di SmackDown, e su Dplay Plus potete seguire tanti programmi della WWE, ovviamente in diretta Raw, SmackDown con una piccola differita NXT, ma anche altri programmi dal network della WWE. E poi sempre su Dplay Plus potete seguire a distanza di un paio di orette
Se non riuscite a vedere su D-Max, Raw, SmackDown e NXT, li potete vedere anche su Dplay Plus tramite ovviamente previo abbonamento. Bene, io vi ringrazio quindi per oggi, è davvero tutto. Inoltre ricordo che oggi pomeriggio, credo alle 17, l'Inter, prima squadra, affronterà la classica amichevole precampionato contro il Lugano. Tanto si pensa che Vidal ormai sia cosa fatta, si attende solo il suo arrivo a Milano. Bene, vi saluto e vi rimando a domani. Ho detto però, forse non dico tardo pomeriggio, però. E vi ricordo che NXT da questa settimana ritorna a mercoledì, ovviamente a meno di clamorose decisioni e cambi di programmi che la WWE USA Network decidano magari non ora, ma a distanza da ora a qualche mese, di portare definitivamente NXT al martedì, visto comunque il discorso anche fatto che alla fine sì. C'è la concorrenza al mercoledì con l'All Elite con Dinamite, ma insomma, voglio dire, l'All Elite è un prodotto nuovo, NXT comunque ha già una sua storia. Bene, io concludo, se no sono troppo lungo e non voglio stufarvi più di tanto. Ciao a tutti, amico, alla prossima. Ciao!